Tesoro. Tesoro. Ah. Svegliati che hai ancora 7 minuti e 44 secondi per stare a letto. Ah. Mamma, sveglia, il grande giorno è arrivato! Ninni, il latte di mamma è pronto! Ninna, mamma, ancora a letto sei? Alzati, va, mamma, vieni a mangiare! Mamma, potevo venire anche in cucina a fare colazione! No, mamma, oggi è il grande giorno e la mamma ti deve servire in tutto e per tutto! Pronto? Grazie. No, mamma, non ti sedere, devi dire quello che ti ho detto io, dai. Grazie per essere venuti qui. È davvero un piacere vedervi così numerosi. So che tutti quanti voi avete seguito questo mio percorso di studio con amore, affetto e soldi. Moto. So che è stata dura, ma dopo tanta fatica, tempo e soldi. E basta ancora! E vabbè, però se dovete fare così lasciamo perdere. No, ma a me è tuo padre che ha lo spirito di patata. Continua, amore mio, niente. Ah, niente. Per te 10 anni di tasse universitarie sono niente. Potevo comprare un gommone. Gommone? Nemmeno sai nuotare. Potevo imparare. Smettila, tu devi pensare al futuro di tuo figlio. Al suo futuro. È il mio presente chi ci pensa, nessuno ci pensa. Ma quale presente? Deve essere tutto per la famiglia oggi. Tutto per la niente, buttiamolo via, buttiamolo via. Devi pensare alla famiglia. Alla famiglia ci ho pensato 20 anni fa, 30 anni fa quando ti ho sposato. Augurissimi, amore. Sandrina, che ci fai qui? Chi ti ha detto di venire? Oh, bacettino, ma che bacetto, c'è la mamma. Ma amore, oggi è il tuo giorno, giù, lo sai che se ti vede la mamma si arrabbia? Poi perché non sei venuta a spiegarti in casa? Io ti ho aspettato venerdì sera. Giulotti, guarda che mio papà mi ha detto che devi essere tu a chiedere la mia mano, non io la tua. Sandrina, mia mamma è all'antica. L'antico di tua mamma non esiste. Accetto, senza giacca, in un locale pubblico, che vergogna. Hai visto che bambino se n'è andato? Dove l'hai fatto andare via? Ninni! Ninnia, mamma, dove sei? Hai visto? Non ti preoccupare, papà, ora smetti di fare così. Ninni! Ninni! Ah! Oh! Chi era? La cameriera, mamma. Covesito rosso? Faccia di buttana? Andiamo, guarda che è arrivato il primo, andiamo. E basta! Ninni si deve prendere un anno sabbatico. Se ne deve andare a lavorare, sto cretino. Sì, a lavorare. Ancora ne deve bere latte. Latte di mamma.
quando il latte di mamma chiama? Sto latte è diventato acido. Che schifo. Cosmo, basta! Mamma, io dovrei parlarti. Che c'è, mamma? Hai sentito la dia grippa con tuo padre, vero? Sei ucciditato, ma come lo sai? Che c'è, mamma? Parla. Ecco, io volevo farti sapere che ho una fidanzata. Oh! Padre, che hai una? Ma mamma, che ho detto? Che ho una fidanzata. Zitto! Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo che una puttana ti avrebbe soggiornato. Soggiogato? Ma come mi sposai? Come mi sposai? Tu ti devi sposare a una sola. Una zia! Ma chi? Mia cugina! E che ci fa, mamma? Io e tuo padre non siamo cugini. E infatti, hai visto che bel figlio che c'è venuto? Ma mamma! Gina è babba! No, papà! È bionda! E ha studiato dalle suore, sa ricamare. Gioia mia, è bella! Beh. Bella porcheria. Ehi! Vieni qua, avvicinati! Avvicinati! Lo vuoi un po' di latte di mamma? Di mandorla. Sì, di mandorla! Che ho detto? Niente. Ma vieni, vieni! Avvicinati! È vero che sei un dottore? No. No? Sì. Cioè, si dice dottore quando ci si laurea, ma non come intendi tu. E quindi non gli curi gli ammalati? No. Titina, perché? Che hai? Il mio cuore mi fa tummi tum tummi! Che ti fa il cuore? Tommy, Tom, Tommy! Sì, Sandrina, lo sai che ti amo! Ma devi avere pazienza! Io non ce la faccio più. Oggi pomeriggio vengo a casa tua e parlo con tua madre. No, ti prego, Sandrina, stai buona. No, non scherziamo con le cose serie, eh? Ma Giugio, io sono stanca! Giù. Pronto? 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 Tieni, cercati un lavoro. Non ascoltare tua mamma che parla solo di latte. Scappa, fatti un avvenire. Non fare il mio stesso errore. Mamma, è il tuo primo colloquio di lavoro, la mamma che ti mandava da solo? La mamma non ti abbandonerà mai. Mai. Avanti, scendi che guida la mamma. Avanti il prossimo. Prego, il dottore può ricevere. Magari la signora ha meglio che aspetti in sala. No, da lì sei puttana. Mamma! Perché i segretari non sono tutte puttane, eh? Signorina, per me le può entrare. Prego. Ci assomiglia, deve essere suo padre, ah, uomo all'antica, vecchio stampo, si vede. Sì, veramente è la mia signora. Allora, Giovanotto, è la sua prima esperienza? Pia, da palè, qua.
In campo lavorativo? Sì, ma il mio Ninni apprende tutto subito, è intelligentissimo. Si deve figurare che quando aveva 3 anni... Ma per favore! In qua... Quanti anni si è laureato? Beh, diciamo il giusto. 10 anni? Mamma. Che non è vero che ci ha messo 10 anni? Ma questa bella signora che è la sua sorella? No, sono la mamma di Ninni. Piacere, Pina. Sì, mi mostri il suo... Porco! Mamma! Vengono fuori! Signorina, la licenza me la fa culo! Avanti, forza, cammina! Mamma, ti fermi? Mamma, perché hai fatto così? Quello era un posto di depravate, Ninni. Mamma, ma che stai dicendo? Sali! Mamma, io con Loki ci devo andare da solo, tu non puoi venirmi sempre dietro. Mamma, io sono grande! È questo quello che pensi? Sì, mamma. Ninni, sei una delusione. Mamma, fangolo! Mamma, che stai facendo? Mamma! Mamma! E ora come ci torno a casa io? Meraviglioso! Non parla più! Non dice più niente! Miracolo, mi pare! Miracolo! Cercasi giovane per turno pomeridiano, disposto a stare all'aria aperta, incontrare bella gente, appassionato di automobili, obbligatorio cappellino e marsupio. Cammina con me! Ecco. Torenno, questo è il mio regno. Vieni qua, abbiamone nella parete dei colloqui. Vieni qua. Sono qui per il colloquio. Ah sì, per il colloquio, va bene, Pedro, che stai fare? Ho una laurea. La laurea, che fare con la laurea? Cioè, io capisco che tu sei laureato, ma per un lavoro come questo, va, di 1500 euro al mese... Ne giù uno più terra, va. Terra? Ne sai dare coppa. Scusi? Ne sai sgaggiare macchine. Sgaggiare? Ah, oh, sai sgraffiare, cagliare, quando non ti trovi i soldi. Non penso. E mi fa perdere tutto sto tempo, va. Non è cosa per te fare un posteggiatore. Signora, mettessi qui la macchina, c'è posto. Fa così. Tu, ma non ti fermo. Non ne stai andando, ma non ti fermo. Ah, ma non sta la caverna, così si stela. Ah, bene, no, ma questo è l'imbazzino. Cercasi giovane per servizio notturno fuori dalle discoteche, ottima paga. No, no, quella. Scusi? Vai, bravo, così, passaglielo quello, passaglielo a quell'altro. Dai, ancora, vai, avanti. Vai, continua, di più, forte, fortissimo, tira. Sono mocao. Prego. Sono quello dell'annuncio. Sì, l'annuncio. Allora, qui è importantissimo il rapporto con il cliente. Vale, ce l'hai presente il cliente, no? Il cliente, vale, hai capito? Quello che si relaziona col... no, quello che... Ah, quello che ha sempre ragione. Tu sei uno che si deve... Che si sa relazionare, Bar. Bar, io lo so, ti vedo, tu sai comunicare, vero? Sono laureato in scienze della comunicazione. A postone, Bar, complimenti e tanti auguri. Allora, senti, qua sorge un problema però. Che problema c'è? Che tu... Bar, aspetta, ho una giornata partita e persa. Bar, qui è fondamentale il nome in codice.
Tu ti chiamerai Zazzamita. Io Pitone. Allora, senti, Mare, oltre a tutto questo, il secondo problema, l'importanza dei gesti. Che specchi... No, aspetta, Mare. Mare, ce ne presenti i gesti? Ah, sì, Mare. Gioco di mani. Gioco di villani. Ma se ne fai le bazzellette, Mare? No, gioco di mani, nel senso che, Mare, ci vediamo più tardi. Ciao, Mare. Ok. Ciao, ci vediamo alla fine del locale, ciao. Ah, Pitone, hai dimenticato questa. Ma pezzo di cretino! Ammazzo di coglione! Cercasi attori anche prima esperienza, guadagno sicuro, rapporto sicuro. Guadagno sicuro, rapporto sicuro. Buono questo. Inserisci i tuoi dati. Nome Giovanni, nome d'arte Ninni. Oh! Camonna! Continua! Ah, mi sciupì! Oh, I'm sorry, Girls! Oh! Sei tu Giovanni in arte Ninni? Sì, e tu come ti chiami? A me chiamami pure Cavallo Goloso. Ah! Brrr! Vieni avanti, Ninni, vieni avanti. Ma è per il film? Certo che sì. È la tua prima esperienza, Ninni? Tranquillo, tranquillo, vedrai. Ti ci abituerai. Dopo il primo schiaffetto... il primo colpo sugli stinchi... ti ci abituerai. Ma è un film per la TV. TV? No, TV e cinema sono scaduti per noi ormai. È un prodotto per la rete, Ninni. Hai presente YouTube? YouPorn? Mai sentito? Tranquillo, tranquillo, Ninni. Vedrai, caro. Vedrai. Con la mascherina non ti riconoscerà proprio nessuno. Cavallina storna! Unisciti! Hi ha! Here we go! Ha! He ha! He me he! Yuhu! He ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Gina! Change! Change, change! Fustigami me! Dopna! E ora? Cameonna! Cameonna! E abbiamo lasciato la pasta nel fornetto. Nino, ma che è successo? Danno salito i cani? No, mamma, un cavallo goloso. Un cavallo? Mare, che fa? Macellaio? Ci vado a parlare io, va? Ninna, mamma, ma che è successo? Hai una sigaretta per me, Giovanni? Non mi avevi mai chiamato Giovanni. È che per noi mamme i figli restano sempre bambini. Il latte di mamma che chiama. Ho sbagliato, lo so, ma l'ho fatto per il tuo bene. Solo per il tuo bene. Lo so, mamma. Ecco, però ora devo cominciare a camminare. A
cadere a sbucciarmi le ginocchia. Ma quando te le sarai sbucciate, le potrò disinfettare la ferita. Certo che sì. E fammi accendere, va. Chi me lo doveva dire che mia mogliere fumava? Giuzzolo! Sandrina, che ci fai qui? Spostiamoci prima che ci vede mia madre. Amore, ho una notizia bellissima. Giuzzolotti, papà ha letto il tuo curriculum e ti vuole a lavorare con lui. È in macchina con mio fratello, sì! Papà! Nino! Venite! Venite che vi presento Giuzzolotti! Sono proprio curioso di conoscerlo, questo Giovanni. Anch'io. Papà. Giuzzolotti. Giovanni. Giuzzolotti, poi per la mamma non ti preoccupare perché l'ho avvertita già io. Ci ho parlato ed è rimasta senza parole. Ninni, sveglia mamma, il grande giorno è arrivato. Il latte di mamma è pronto. Ninni, Giovanni, sei quasi pronto. Prendo al bar.